Bene, vorrei raccontarvi la storia di un nuovo capitalismo. Si parla molto di crisi del capitalismo e a livello globale siamo di fronte a una vera rivoluzione. Questa rivoluzione è quella della sostenibilità. Quindi, che cosa significa sostenibilità? Il titolo ha delle parole chiave: capitalismo e ESG Revolution. Quindi iniziamo con entrare e definire meglio queste due parole chiave. Si parla di nuovo capitalismo perché? Perché il capitalismo che vedeva come fine il profitto è andato in crisi. Quindi il profitto non è più un fine aziendale, ma è un vincolo, come è un vincolo il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei clienti, dei fornitori. Quindi tutti sono vincoli. Per fare che cosa? Per raggiungere un progetto aziendale. Quindi il fine aziendale non è il profitto, ma è un progetto aziendale. Questo lo sapevano bene i nostri imprenditori. L'ha sempre detto Einaudi, il nostro imprenditore non vuole fare profitto. Olivetti non voleva fare profitto, ma anche Steve Jobs non voleva fare solo profitto, ma voleva portare un computer in tutte le case. Elon Musk non vuole solo fare profitto, vuole portare le persone normali nello spazio. Quindi dietro gli imprenditori singoli c'è sempre un progetto. Per ottenere quel progetto ci sono dei vincoli. Non inquinare, rispetto ai clienti, rispetto ai fornitori, rispetto all'ambiente e fai profitto. Ma il profitto non è più il fine principale. Quindi questo per capire che cosa significa rimmaginare il capitalismo. Rimmaginare il capitalismo significa un capitalismo in cui il profitto non è un fine, ma è un vincolo. Poi l'idea di questa sigla ESG. Che cosa vuol dire ESG? ESG è una sigla che dice, guarda, quando gestisci un'azienda non devi guardare solo al profitto, ma devi guardare anche all'ambiente, quindi devi rispettare l'ambiente, quindi non devi solo coprire i ricavi, coprire i costi con i ricavi, ma devi farlo rispettando l'ambiente, devi farlo rispettando le comunità, i clienti, i dipendenti, social, e devi farlo in modo trasparente, quindi con buone regole di governance. A volte qualcuno si scorda di che cosa vuol dire buona governance e pensa sia un di più. Vi fa solo un esempio: nello scandalo Volkswagen c'era un problema di governance perché c'era la cosiddetta CEO duality, cioè che il presidente e l'amministratore delegato erano la stessa persona. Non sarà stato solo quello il motivo, ma la governance è importante. È importante a tutti i livelli, perché ci deve essere sempre un check e un balance. Quindi abbiamo detto che cosa vuol dire rimmaginare il capitalismo, in una parola un capitalismo in cui il profitto è un vincolo ma non il fine aziendale è il progetto dell'impresa, e ESG guardare contemporaneamente gli aspetti ambientali, sociali e della trasparenza nella governance, nel governo dell'impresa. Ora, l'idea della presentazione di oggi è quella di entrare un pochino meglio nel tema della sostenibilità. Che cosa vuol dire sostenibilità? Perché proprio adesso è importante? Perché vedremo, si parla di sostenibilità da molto tempo. Quali sono i principi che la caratterizzano? Cioè, come faccio a riconoscere un'impresa sostenibile? E poi perché la sostenibilità è importante per una banca come Volksbank? Perché poi alla fine dobbiamo ovviamente capire quanto di questi concetti possono essere anche belli, poi vengono trasformati nella realtà quotidiana e ci possono dare un vantaggio competitivo. Quindi iniziamo subito con la definizione di sostenibilità. La definizione più utilizzata è quella di una report che si chiamava Our Common Future della cosiddetta Brundtland Commission. Il World Commission on Environment and Development, che è una parte delle Nazioni Unite, ha definito la sostenibilità come lo sviluppo che viene ottenuto senza danneggiare gli altri. Quindi uno sviluppo che ci aiuta a soddisfare i nostri bisogni, ma senza creare problemi.
agli altri. È proprio di 22 agosto, è il giorno in cui noi iniziamo a prendere a prestito dalle future generazioni. Cioè, che cosa vuol dire? Che quello che abbiamo consumato fino al 22 agosto la terra lo può rigenerare. Quello che consumiamo dal 22 agosto in poi non lo può più generare. Quindi che cosa facciamo? Stiamo prendendo a prestito dalle future generazioni. Siamo ancora molto generici, cerchiamo di andare un pochino più nel concreto, se ne sono resi conto anche tutte le nazioni, si sono incontrate a Parigi nel 2015 e hanno detto ma scriviamo un po' un'agenda per il 2030 per darsi degli obiettivi, cerchiamo di essere più precisi. Allora hanno detto guarda, se tu vuoi essere sostenibile a livello, diciamo, ancora molto generico, diciamo a livello di Stato, perché poi si può declinare anche sulle imprese, ma comunque dobbiamo cercare di combattere almeno uno di questi Sustainable Development Goals. E quindi si va dal tema della povertà, al tema della fame nel mondo, al tema delle acque, dell'environment, della CO2, del riscaldamento globale. Sono tutti obiettivi che sono stati posti in questa agenda 2030, l'agenda per il 2030 nell'incontro di Parigi, a cui hanno partecipato quasi 200 nazioni. Ma mi direte, ma ancora siamo troppo alti, cerchiamo di calare questo su quelle che sono praticamente le tematiche che riguardano anche le imprese. Perché adesso è così importante? È così importante anche per le imprese perché da un paio di anni anche il sistema finanziario si sta rendendo conto che è importante per la profittabilità delle imprese nel lungo termine. Se tu vuoi investire in un'impresa nel lungo termine, come fanno i fondi che si dicono passivi, cioè quei fondi che investono in un indice e non possono uscire, come BlackRock per esempio, si sono resi conto che se tu vuoi garantirti che un'impresa viva nel lungo termine, bisogna che i manager considerino le istanze di più stakeholder. E questo è proprio quello che ci dice Larry Fink, che è il CEO di BlackRock. Lui dice, guarda, un'azienda non può raggiungere un profitto nel lungo termine, magari può avere uno spike nel breve termine, ma nel lungo termine se non si preoccupa dei vari stakeholder. Quindi questo, capite, per un'azienda americana, per Corporate America, che era abituata a Gordon Gekko, che nel film Wall Street diceva greed is good, e adesso greed is not good anymore. Perché? Perché se io voglio continuare ad essere un investitore in quella impresa nel lungo termine, se questa impresa mi crea, come un'impresa farmaceutica che mi crea problemi con gli oppiacei, o un'azienda della New Tech che non guarda la privacy dei propri clienti, ricordatevi Facebook e Cambridge Analytics, è logico che nel lungo termine quell'impresa non sopravviverà. Quindi il sistema finanziario capitalistico si rende conto di questo problema e anche la Business Roundtable, che è l'associazione dei CEO delle maggiori aziende americane, si è resa conto di questo problema e ha fatto uno statement on the purpose of corporation, dove si dice che l'obiettivo dell'impresa è guardare a tutti gli stakeholder, non più solo agli shareholder. E voi mi direte, bene, dice, ma questo noi, le nostre aziende familiari, lo hanno sempre saputo. Certo che l'hanno sempre saputo, però a volte non ne siamo stati fino in fondo convinti e non l'abbiamo saputo raccontare. Quindi c'è sempre stato un fiume carsico della sostenibilità in Italia, però questo fiume carsico adesso sta diventando una valanga grazie anche a il sistema finanziario che si sta occupando e lo sta portando alla ribalta, cioè sta facendo capire che quello che i nostri imprenditori familiari hanno sempre saputo è una roba che bisogna coltivare, sapere raccontare e inserire negli obiettivi di tutti i giorni. Quindi questo è il setting, quello che secondo me ha dato
molto a brivio e quindi sta, come dire, facendo accelerare in modo esponenziale l'attenzione alla sostenibilità. E quindi, una volta capito che ci sono incentivi che vengono un po' da tutte parti, dal sistema finanziario, ma anche da quella che si chiama la generazione Z, no? Se voi parlate con qualsiasi ventenne, ovviamente quando va a comprare un prodotto è molto più vicino a questi temi di quelli che potevamo essere noi quando avevamo 20 anni. Allora, le aziende a questo punto devono declinare al loro interno che cosa vuol dire agire in modo sostenibile. Quindi un amministratore delegato che deve prendere delle decisioni e lo vuol fare in modo sostenibile, che cosa deve fare? Prima di tutto bisogna che quando prende una decisione guardi a quelle che sono le esternalità negative della propria decisione. Quindi se io ho deciso di acquistare una certa materia prima o fare una certa produzione, devo preoccuparmi di quelli che possono essere i danni per l'ambiente, per i miei dipendenti, per i consumatori. Quindi al minimo bisogna cercare, ricordandosi quello che diceva Brundtland, di non danneggiare qualche altro stakeholder. Quindi se io aumento il mio fatturato, aumento i miei profitti, ma a danno dei clienti o a danno dei dipendenti, questo non va bene. Ci deve essere una win-win. E questo è ancora, forse ancora teorico. Bisogna che le imprese imparino anche a capire che cosa è utile per loro, perché sostenibilità non è charity e non è nemmeno marketing. Dobbiamo entrare nella catena del valore delle imprese e capire quello che meglio ci può portare a raggiungere l'obiettivo della sostenibilità. Provo a farvi un esempio. Guardiamo Gucci. Gucci è molto brava a comunicare il tema della sostenibilità e se voi vedete, questo è uno delle informazioni che viene data nel bilancio di sostenibilità di Gucci. Se voi vedete, loro vi dicono in ogni ambito dell'ambiente, si va dall'air pollution, quindi dall'inquinamento dell'aria, greenhouse gases, all'utilizzo della land, delle risorse della terra, ai waste, a water consumption, ti dicono dove hanno più impatto. Se voi vedete, guardate, subito si vede che il cerchio più grande è qui nella produzione della raw material. Quindi se Gucci vuol dare un impatto, che cosa deve fare? Deve fare in modo di evitare, per esempio, di comprare la pelle da quei produttori che nell'Amazzonia stanno disboscando la foresta. Allora, detto questo, come dire, siamo ancora molto teorici, abbiamo detto in teoria che cosa si dovrebbe fare, ma come si fa a capire se le imprese fanno sul serio oppure no? Come si fa a distinguere quali sono le imprese che fanno greenwashing da quelle che invece lo fanno in maniera vera? Che cosa serve veramente per implementarlo, questo nuovo capitalismo? Ecco, a mio modo di vedere, occorrono 3 cose. Bisogna ripensare il modo di misurare la performance aziendale, quindi è facile misurare il profitto, no? È come quando uno va dal dietologo, uno dice sì, è facile misurare il peso, ma tu devi capire come ci arrivi alla riduzione del peso. Quindi c'è il tema calorie, il tema attività fisica, bisogna avere un cruscotto che metta insieme più misure, non si può solo guardare al profitto. Ancora l'Accademia, ma anche la professione, non ha messo ancora a punto delle misure che siano olistiche di sostenibilità. Ci stiamo arrivando, ma ancora si può far meglio. Poi c'è un tema manageriale. Bisogna dire ai manager che nell'impresa, quando prendi una decisione, devi guardare non solo a minimizzare il costo, ma anche l'impatto che quella decisione ha sull'impresa. E quindi, se io sono un buyer che acquista la concia, il leather per Gucci, non devo guardare solo al prezzo minore, ma anche alla qualità, alla sostenibilità
del fornitore. Se io sono Lamborghini o Ferrari, devo comprare dei pneumatici, preferisco comprare la linea green di Pirelli, perché questo mi aiuta a dire che io sono una green. Quindi c'è un tema della sostenibilità anche nella filiera che noi dobbiamo andare a monitorare. E poi c'è un tema di reporting. Non basta essere sostenibile, bisogna anche saperlo raccontare. Perché? Perché il mercato finanziario, ma anche il mercato dei beni, anche i consumatori, apprezzano questa sostenibilità e quindi la vogliono vedere raccontare. Quindi bisogna capire come riportare in modo trasparente lo sforzo sul tema della sostenibilità. Vi faccio anche qui alcuni esempi. Torno su Gucci per dirvi che Gucci è un'azienda che accanto al bilancio tradizionale fa un bilancio di sostenibilità che si chiama EPNL, Environmental Profit and Loss, in cui ci racconta qual è l'impatto della produzione di Gucci sulla terra, quindi come la produzione impatta in termini di inquinamento, in termini di inquinamento delle acque, delle aree e così via. Allora, guardiamo se riusciamo a farlo funzionare. Eccolo qui, l'impatto della produzione di Gucci è pari a 260.126.594. Quindi se io dovessi compensare l'utilizzo, diciamo, delle risorse, da l'utilizzo della terra per fare per allevare una mucca da cui prendo il cuoio, a tutto quello che viene utilizzato in termini di greenhouse gases, viene quantificato in questo importo. Questo è ovviamente un esercizio straordinario, perché poi tu puoi comparare l'utile prodotto con il valore dell'impatto e capire se questo valore di questo impatto da un anno a un altro viene diminuito oppure no. Questo è stato anche lo strumento che ha fatto dire a Gucci a un certo punto io vado carbon neutral, cioè sono andati a vedere le emissioni dei greenhouse gases, hanno visto che queste emissioni valevano 100 milioni, hanno detto per noi comprare 100 milioni di crediti è niente e quindi sono andati zero neutral. E questo ovviamente è una roba che hanno fatto sì perché volevano bene all'ambiente, ma perché sono state una delle prime imprese della moda a fare questo passo e quindi molta, molta pubblicità. Ancora, è importante che ci sia una strategia della sostenibilità. La sostenibilità, passatemi il gioco di parole, deve essere sostenibile, cioè devo fare cose che fanno bene all'ambiente ma fanno bene anche all'impresa. La misurazione è ovviamente alla base, perché se io ciò che misuro lo posso anche gestire. You get what you measure, dicono gli americani. Quindi è importante che nella narrativa ci siano costi, ricavi, finanziamenti, investimenti, ma anche esternalità negative della produzione. Passiamo adesso al tema della managerialità. Come dice ancora Larry Fink, a me mi piace utilizzare Larry Fink perché è uno dei più importanti esponenti del mondo della finanza, che è vista spesso come cattiva e short term, no? E invece non è vero, cioè chi mette soldi nell'impresa diventa short term quando tu non gli sai raccontare che cosa vuoi fare, ma se tu gli racconti bene quello che vuoi fare, anche loro ti ascoltano. E lui dice: guarda, per capire se un'azienda è sostenibile o no, io voglio capire come vengono gestite le questioni della sostenibilità. Cioè voglio che non sia la sostenibilità un qualcosa da relegare all'ufficio marketing o all'ufficio comunicazione. Io voglio che in azienda ci sia un sustainability manager che risponde direttamente al CEO, come c'è in Pirelli, per esempio. Perché? Perché questo dà forza alla sostenibilità. Quando hai fatto questo, mi devi dire anche: guarda, facendo un miglioramento in termini di sostenibilità, la mia sostenibilità è sostenibile, e lo deve raccontare, non deve aver paura. Perché qualcuno dice: no, la sostenibilità, dice, non posso guadagnare la sostenibilità. No, tu mi devi dimostrare che con la sostenibilità incrementi i tuoi revenue, i tuoi ricavi,
Per esempio, perché fai prodotti innovativi. Pensiamo al tema delle revenue green per Pirelli, oppure porti ai tuoi customer, i tuoi clienti magari della generazione Z ad essere più loyal, oppure riduci i costi. Se consumi meno, se spegni sempre la luce, se non fai come New York una ventina d'anni fa in cui tutto era acceso 24 ore al giorno, ora si inizia a vedere che se ne stanno rendendo conto e forse era uno spreco, o magari l'aria condizionata invece di tenerla a 10 gradi la tieni a 20, è anche meglio per la salute e risparmi. Non ti vergognare di misurarli questi risparmi, raccontamelo. Oppure hai maggiore brand value o comunque hai meno attivismo da parte della tua comunità, me lo devi raccontare. Quindi tutto quello che tu fai lo devi trasformare in ambito monetario. Questo non vuol dire tradire la sostenibilità, ma fare in modo che la sostenibilità possa essere integrata nella gestione. Dice, ma questo professore lo racconta lei, le imprese mica lo fanno. No, lo fanno. Guardate Pirelli. Pirelli ti dice, guarda, la sostenibilità mi dà un ritorno in termini di sviluppo, in termini di maggiore produttività e in termini di migliore trasparenza e abbassamento del rischio di gestione. E ve la fa una quantificazione. Di quanto sono incrementati i ricavi da prodotti green? E ti fa vedere di quanto sono incrementati dal 2009 al 2020. Attenzione, il primo riporto di Pirelli è incentivata anche sulla percentuale di ricavi green che vengono fatti. È incentivata anche su come si posizionano nel Dow Jones Sustainability Index. Quindi attaccare le misure ha anche il rewarding. Quindi l'MBO la parte variabile è legata non solo ai risultati in termini economico-finanziari, ma anche ai risultati in termini di sostenibilità. Poi, sei più efficiente, quindi spengi la luce, consumi meno acqua, dimmi quanto risparmi. 70 milioni di euro sono stati risparmiati. Fai una migliore tracciabilità della supply chain, ci sono un sacco di rischi, sapete che la gomma viene, come dire, vengono spesso sfruttate anche queste popolazioni che raccolgono la gomma, e quindi c'è un forte problema reputazionale. Loro hanno fatto tutto un progetto Rubber Clean, si chiama, per minimizzare questo rischio. Quindi tu devi quantificare i risultati in termini di sostenibilità e comunicarli. Finiamo con il tema del reporting. Il tema del reporting è molto delicato perché ovviamente le imprese a volte hanno un po' di timore a raccontare quello che fanno. Ma per la sostenibilità è importantissimo. E sul tema del reporting ancora, Larry Flint dice, guarda, io alle aziende in cui partecipo le, fra virgolette, obbligo a utilizzare alcuni standard. Lui ne nomina un paio, uno è il SASB e uno è TCFD, che sarebbe la Task Force per le carbon emission. Ora, senza parlare, diciamo, di temi esoterici, solo per dirvi che ci sono molti standard. In Europa quello più comune è il GRI, Global Reporting Initiative, che cerca di fare una tassonomia, una nomenclatura, una lista degli indicatori che puoi utilizzare per poter raccontare qual è l'impatto della tua produzione sui vari stakeholder. Perché ricordiamoci, essere sostenibili vuol dire non danneggiare ciascuno degli stakeholder. Non vuol dire non si può crescere, non vuol dire che gli azionisti non possono che il rendimento degli azionisti non può crescere del 100%. Può crescere il 100%, ma non deve accadere a danno dei dipendenti. Quindi non è che l'azionista cresce il 100% e le morti sul lavoro aumentano del 20%. Quello non va bene. Quindi, per capire se i vari stakeholder vengono, come dire, soddisfatti allo stesso modo, ci vogliono delle misure. Il GRI per ciascun stakeholder ti dà degli esempi di misure e quindi tu lo puoi applicare. Guardate che noi in Europa siamo più avanti degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è volontaria
questo approccio. In Europa dal 2018 per le aziende per ora di grandi dimensioni, ma voi sapete che quello viene fatto per le grandi dimensioni, poi piano piano va anche nelle imprese di più piccole dimensioni, o comunque le aziende possono farlo in maniera volontaria, ma per le aziende di grandi dimensioni, con più con almeno 5 dipendenti e più di 40 milioni di fatturato e 20 milioni di attivo, è obbligatorio fare quella che si chiama una dichiarazione di carattere non finanziario. Nella dichiarazione di carattere non finanziario ci stanno informazioni sulla parte economica, ambientale, sociale, sui rischi e quindi su tutto quello che noi chiamiamo ESG. Quindi la comunicazione è importante. La comunicazione non solo è importante, ma è anche per ciascuna azienda obbligatoria. Quindi, visto che la devi fare, falla in modo completo. Attenzione, uno mi può dire, ma io sono una piccola azienda, ma dove la metto questa informazione? Guarda che tu sei obbligato anche già da oggi a darle queste informazioni, perché il bilancio, per come è costruito, ha due anime. Una parte dell'anima finanziaria, cioè dove ci stanno i numeri, gli investimenti, i finanziamenti, lo stato patrimoniale, costi e ricavi, il conto economico, entrate e uscite, il rendiconto finanziario, tutto commentato nella nota integrativa, ma poi c'è una relazione sulla gestione. La relazione sulla gestione è il più e il meglio del bilancio, dove tu manager devi raccontarmi come vedi la gestione. Queste informazioni non finanziarie vanno in quello che si chiama la narrativa del bilancio. Già oggi, se uno legge i principi contabili nazionali, ti dice che nella relazione sulla gestione ci deve essere un risk assessment, quindi già la dovresti dare questa informazione. Poi spesso le relazioni sulla gestione sono fatte un po' come il copia e incolla dagli anni precedenti, ma è qui dentro che si devono ricercare, queste informazioni. Quindi cerchiamo di chiudere quello che abbiamo detto. Il nostro obiettivo è capire se un'azienda è sostenibile oppure no. Questa spinta verso le strategie sostenibili viene da più parti. Viene dal tema della tecnologia, perché le tecnologie ci permettono adesso di essere innovativi e quindi magari anche più sostenibili, più facile essere sostenibili. Viene anche dal mercato, la generazione Z, viene, guardate quello che sta succedendo agli investimenti di tipo sostenibili, green bond, quindi il mercato finanziario, tutti stanno facendo un push, anche dalla regolazione, no? L'agenda 2030, anche questa regolazione sulla trasparenza, insomma tutto punta ad avere una strategia di sostenibilità. Ma perché questa strategia di sostenibilità sia di successo, bisogna che impatti tutta l'organizzazione aziendale. Quindi ci deve essere all'interno dell'impresa qualcuno che si occupa di sostenibilità, quindi un responsabile della sostenibilità. Ci devono essere delle strutture dedicate a generare i numeri della sostenibilità, quindi ci devono essere delle performance metrics di sostenibilità, ricordatevi l'environmental profit and loss di Gucci, ci devono essere degli incentivi legati alla sostenibilità. Quindi, come dicono gli americani, put your money where your mouth is. Quindi devi, come dire, far capire ai manager che nel set decisionale ci devono essere anche queste considerazioni. Poi bisogna misurarla, questa performance di sostenibilità. Quindi, come fa Gucci, il mio impatto rispetto all'anno precedente è aumentato o è diminuito? E poi bisogna comunicarlo. Tutto quello che sta dentro qua è la ESG data. Cioè, per ESG si intende tutto questo, non solo le metriche, ma proprio tutto il processo di sostenibilità. Quindi, se io voglio veramente fare un assessment della sostenibilità, bisogna che inizi da qua, dica, nella missione dell'azienda c'è un tema di sostenibilità? Sì. Chi è che si occupa in azienda di portarlo avanti? Chi è che è responsabile? Chi è l'owner del processo? Questi vengono misurate l'avanzamento sul tema della sostenibilità? Quali sono le misure? A queste misure ci sono attaccati degli incentivi? Il tutto viene in modo trasparente comunicato? Ecco, questo è quello che fanno le società di rating della sostenibilità. Le società di rating della sostenibilità entrano in azienda e cercano di capire se dalla missione fino alla trincea dell'impresa viene
come dire, c'è una formalizzazione della sostenibilità. È ovvio che capire se un'azienda è sostenibile oppure no è faticoso. Allora le imprese che sono sostenibili possono anche decidere volontariamente di, come dico ai miei cari, fare un signaling, cioè segnalare al mercato, dice guarda, io sono più bravo di questo accanto e per dimostrartelo ho, come dire, un certificato. Abbiamo capito quindi che cosa è sostenibilità, guardiamo da un punto di vista della banca che cosa comporta. Allora, comporta innanzitutto capire che i prodotti tradizionali possono anche quelli essere rivisti in un'ottica green e quindi praticamente io posso aiutare le imprese a in questa trasformazione verso il green. Si pensi ai green bond per esempio e quindi far capire alle imprese che possono finanziarsi se devono fare dei progetti che sono dei progetti green, e vediamo anche che l'Unione Europea adesso ha anche definito bene cosa si intende per green, ci sono dei canali diversi. O quando si fanno scelte di investimento, anche all'interno delle scelte di investimento ci sono tutta una serie di prodotti che vengono con la label ESG che potrebbero essere utili da conoscere e da proporre. O ancora quando si deve capire la rischiosità di un'impresa. Quando si deve capire la rischiosità di un'impresa è importante capire anche l'impatto che in quell'impresa ha nell'ambiente. Per farvi un esempio, Standard & Poor's quando valuta le banche va a vedere negli attivi di quelle banche non se quella banca è sostenibile, ma va a vedere se sono sostenibili quelle a cui la banca presta. Perché se la banca presta a molte imprese che inquinano e domani esce una tassa sul CO2, qui c'è un problema. Quindi c'è un potenziale costo dell'inquinare che può andare a impattare i clienti della banca, quindi quei clienti diventano più rischiosi. Anche se sono redditivi oggi, ma hanno attaccato un rischio environmental più alto. Quindi supportare le imprese che vogliono diventare più sostenibili dicendo capiamo quello che state facendo, capiamo quello di cui avete bisogno, questi sono i prodotti che meglio vi possono aiutare. Dal lato investimenti, proporre o comunque guardare con un occhio magari che prima non si aveva ai prodotti ESG, capirli, perché magari anche lì c'è qualcosa che è più buono dell'altro oppure no, è un qualcosa che non possiamo fermare. Dove stiamo andando? Il tema è: lo vogliamo subire passivamente oppure vogliamo che sia un vantaggio competitivo? Cioè, se tu oggi mi fai una certificazione ambientale, quando certificazione ambientale ISO ce l'hanno già tutti, non è più un vantaggio competitivo. Quindi bisogna capire che cosa significa in maniera vera essere sostenibile, non fare greenwashing, e capire come arrivarci prima dei concorrenti. Dal punto di vista della banca, anche qui la banca vuol prendere la sostenibilità come un vantaggio competitivo rispetto anche ai competitor. Se vuol fare, bisogna che, come dire, dimostri agli innovatori, fra gli imprenditori, che capisce lo sforzo che sta facendo, li prenda per mano e li aiuti in questa trasformazione verso ESG, che ovviamente non è semplice. E poi questo dal lato, diciamo, commerciale, no? Verso l'imprenditore. Poi ovviamente deve capire anche come valutare le imprese che fanno per finta e quelle che lo fanno davvero, e questo ti aiuta anche a capire il rischio, no? A fare un miglior assessment del rischio. Deve anche, come dire, incentivare e la comunicazione di sostenibilità, perché più le imprese sono trasparenti meglio tu riesci a fare l'assessment. Quindi se io sono un'impresa che fa sul serio, ho tutto l'interesse a raccontartelo, perché tu banca, se lo capisci, diminuisci il rischio che attacchi alla mia posizione e quindi diventa una win-win.